Denuncia in calo nei confronti degli anestesisti rianimatori. Lo rileva la seconda edizione dello studio AROI-EMAC, realizzato dall'Osservatorio Nazionale Permanente sul Contenzioso Medico Legale, istituito dall'Associazione nel 2016 e presentato al 13° Congresso SIARED. Ce ne parla Alessandro Vergallo, presidente nazionale AROI-EMAC. Presidente, sono stati presentati dei dati che segnalano una diminuzione del coinvolgimento di anestesisti nei processi di responsabilità professionale. Ecco, un commento su questi dati? Sì, allora sono dati che risultano dalla costituzione di un osservatorio sul contenzioso medico legale in anestesia e rianimazione e nelle aree di alto nostro interesse come i pronti soccorso e il 118, che mostrerebbero una diminuzione del coinvolgimento dei nostri colleghi nei processi di responsabilità civile. Il penale purtroppo segue un'altra via perché, come ben sappiamo, gli avvisi di garanzia vengono inviati a pioggia nei confronti di chiunque abbia anche minimamente transitato in un turno di lavoro finalizzato a assistere il paziente. Però questi primi dati preliminari sono confortanti perché alla fine attestano che la rischiosità della nostra categoria è molto meno elevata di quella che si può normalmente essere portati a pensare. Trattandosi di un ambito di lavoro estremamente delicato, su pazienti particolarmente fragili e spesso critici, è chiaro che è un dato confortante rispetto al livello di qualità che i nostri colleghi sono in grado di assicurare nella realtà quotidiana. Dottore, sono stati resi noti oggi i risultati di questo studio sul calo delle denunce nei confronti degli anestesisti rianimatori. Secondo lei a cosa è dovuto questo dato? Ma intanto gli anestesisti rianimatori italiani e precisamente l'istituzione appunto AROI-EMAC sta lavorando da anni per ridurre la sinistrosità, sta lavorando con un centro di formazione che è a Bologna che in qualche maniera, interpretando i dati assicurativi, cioè le problematiche per cui veniamo chiamati a rispondere dai pazienti, va a lavorare su quelli che sono gli anelli deboli della catena sanitaria e quindi a cercare, mediante i corsi di formazione in simulazione, di migliorare la cultura proprio in quegli ambiti. In quegli ambiti, anche negli ambiti dell'innovazione, tutti i sistemi innovativi che vengono introdotti nel percorso del paziente che rappresentano nella fase iniziale una criticità. Ecco, lavoriamo ormai da anni su questo e quindi noi riteniamo che in parte questi risultati siano dovuti anche veramente al miglioramento della qualità, tra virgolette, degli anestesisti rianimatori, in parte a un processo fisiologico, perché questa riduzione delle denunce in realtà io credo che rispecchi quello che accade anche per le altre categorie di medici ed è un qualcosa che già è avvenuto negli anni scorsi nel mondo anglosassone, quindi ritengo che sia anche fisiologico. Quindi secondo lei la formazione è in qualche modo stata fondamentale per questa riduzione denunce nei confronti degli anestesisti rianimatori? Ma io ritengo di sì, per il ruolo che rivesto ritengo assolutamente di sì, così come ritengo che sia stato il nostro progetto un progetto estremamente innovativo, fatto appunto con una compagnia assicurativa che è quella che assicura almeno 11.000 anestesisti che sono gli iscritti alla AROI-EMAC. È un processo di miglioramento di qualità che rispecchia quello che si è fatto nei decenni scorsi anche nelle aziende manufatturiere. La differenza sostanziale tra noi e queste aziende è che noi lavoriamo sul materiale umano, quindi un po' più importante, ecco. Però l'oggetto è lo stesso, cioè cercare di arrivare a un sistema a zero difetti. Ecco, con le automobili ci si riesce molto meglio, ma soprattutto perché per costruire automobili si parte da materie prime che possono essere perfette. Nel caso dell'essere umano che entra in un ospedale, di per sé, diciamo, per definizione, è qualcuno che ha dei problemi e che sempre di più presenta delle morbidità. E quindi è molto più difficile farne uscire ovviamente un paziente perfetto, in perfette condizioni. Abbiamo delle variabili più importanti e quindi per noi è molto più difficile rispetto a una persona che lavora appunto in un'azienda manufatturiera. Ecco. Però il processo di miglioramento di qualità è esattamente lo stesso. Lavorare sui difetti, cioè cercare di vedere il difetto nel sistema, le problematiche, in questo caso lo vediamo tramite appunto quello che è il nostro studio sulla malpractice, per cercare di correggere a monte nel processo lavorativo.